Maschere, coriandoli e tanti sorrisi per la 16ª edizione del Palio delle Contrade, organizzato a Trivento in occasione della festività del Carnevale. Anche quest'anno promotrice dell'evento l'associazione culturale teatrale Cheope, che si è detta soddisfatta della grande partecipazione di giovani e di pubblico riversati in piazza. La soddisfazione maggiore intanto di essere arrivate alla 16ª edizione. All'inizio forse non c'era questa aspirazione così grande e invece anno per anno, anche con tanto sacrificio da parte dei ragazzi, perché il plauso va sicuramente ed esclusivamente a loro. Oltre 200 partecipanti tra ragazzi e bambini alla creazione dei carri e durante la sfilata. Tematiche moderne, UFO, serie TV, ma anche un collegamento alla tradizione con il carro della serenata. Noi siamo un gruppo di ragazzi che siamo molto legati alle tradizioni e quindi ci piaceva riportare qualcosa che si fa sia ai tempi d'oggi che nell'antichità. Abbiamo fatto un balcone dove dopo mi affaccerò e sotto canteranno. Speriamo di essere anche negli anni futuri per farvi divertire e portare avanti la tradizione. Un evento che richiama oggi un folto gruppo di partecipanti, non solo di Trivento ma anche delle contrade limitrofe, con l'intento di fare comunità e aggregazione, così come nelle intenzioni di 16 anni fa. Padre fondatore, socio fondatore dell'associazione Cheope è il signor Fernando Di Berardino e sinceramente avere avuto questo intuito di far partecipare le contrade di Trivento, non il paese, perché le contrade comunque venivano un po' più lasciate sole, è stato un intuito particolare che ha avuto e soprattutto che ha riscosso tantissimo successo.